Edizione, arricchiamo il nostro parterre e inseriamo comunque anche nuove premiazioni per chi è in linea con gli ideali e le finalità di Progetto Donne Futuro. Tra le realtà femminili che contraddistinguono questo territorio, senz'altro quello dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia è di grande riferimento e umanità, come testimonia questo video. Riuscite a creare qualche cosa che oggi è sparso in tutto il mondo, che fa un gran bene ovunque, parlo dell'Argentina, dell'India, dell'Africa, oltre che l'Italia naturalmente, partendo dal nulla, e che però con la sua fede, col suo impegno e col suo carisma è riuscita a creare qualcosa di veramente grande. Mi viene in mente un episodio della sua vita che è legato al rapporto col vescovo di qui, quando lei, ormai suora, voleva comprare una villa padronale e non aveva nessuno, nemmeno una lira, e viene dal vescovo, il vescovo non ha modo di aiutarla e dice deve rinunciare, e lei invece caparbiamente va e compra con niente praticamente questa villa, fidandosi della provvidenza, e questa villa tuttora è presente. Direi per me, la Santa Rosello è stata grandiosa in tutto, ma direi che una delle sue opere che mi ha colpito di più è la sua collaborazione per il riscatto delle morette, bambine schiave che erano liberate dalla schiavitù sui mercati del Cairo. E lei, già a quell'epoca, accoglieva queste bambine e soprattutto le accoglieva le ammalate, le storpie, le cieche. E il fatto meraviglioso che lei voleva proprio le ammalate, tutte quelle che gli altri rifiutavano, e a quanti le chiedevano quanti ne avesse accolti, diceva: non le ho mai contate, le conterà il Signore. Presentare le figlie dell'Istituto di Nostra Signora della Misericordia è con noi Suor Rossella, vicaria generale dell'Istituto di Savona. Buonasera. Buonasera Suor Rossella, buonasera. Grazie per essere con noi. Grazie a tutti. Ecco, sappiamo tra l'altro che avete come riferimento e come esempio una grande donna, Santa Maria Giuseppa Rossello, di cui ricorre il bicentenario. Lei per prima, come abbiamo sentito, ha dedicato la sua vita alle donne bisognose, alle trovatelle, con il motto che vi contraddistingue: cuore a Dio, mani al lavoro. Un motto che vivete nella realtà quotidiana del vostro istituto. Quindi complimenti vivissimi a tutte voi. Grazie mille, grazie a tutti. Allora, per la piccola borsa di studio c'è con noi Marcella De Salvo, che inviterei sul palco. Tra l'altro le farei un caloroso applauso perché proprio ieri sera è rientrata
da Roma, dove è stata eletta tesoriera nazionale FIDAPA, e quindi un nuovo incarico veramente molto importante. E come tesoriera, guarda un po', porta una piccola borsa di studio. Grazie. Per Madre Rossella. Grazie. E per premiare Madre Rossella è con noi l'onorevole Oreste Rossi. Onorevole Rossi, grazie per essere qui con noi, ed è veramente con piacere che la ospitiamo per la seconda volta, quindi non solo a Torino ma anche qua a Savona. Beh, innanzitutto mi permetto di salutare tutte le persone che sono qua. Per me è una grande soddisfazione, un grande onore essere su questo palco. Io sono stato avvicinato da un'amica, l'Anna Sacchi, Anna Giulia Sacchi, e tempo fa mi ha detto: senti, c'è questo bellissimo progetto, ti voglio presentare una grande donna, mi aveva detto. Questa grande donna è la Cristina, l'avvocato Cristina Rossello. Tra l'altro è proprio sua prozia, è la santa, sì. Quindi originaria di Savona, adesso lavora su Milano, e vi devo dire, sono rimasto colpito, perché finalmente ho visto un progetto di donne per le donne. Non donne, tante volte, che si trovano a lamentarsi, ma la politica non fa questo, non fa l'altro. No, loro, a differenza di altre, sono arrivate e hanno detto: noi proponiamo, donne arrivate, di aiutare altre donne giovani ad arrivare. E questo è stato, secondo me, lo spirito vincente di questa associazione. Però devo dire un'altra cosa. Io, madre superiore, io posso dire, lei è madre superiore di questo gruppo di donne, 1000 più o meno, presenti in quasi tutto il mondo. Io credo di essere uno dei pochi che prende l'annuario pontificio ogni 2 o 3 anni, perché proprio sono appassionato di ordini religiosi, perché io credo, sorella, che se non si crede nelle basi della nostra società, che sono la famiglia, la fede, la nostra storia, non si va da nessuna parte. Io, ahimè, sono in un Parlamento europeo, in un'Europa che ha avuto paura di mettere nel suo trattato istitutivo più importante, chiamiamolo nella sua Costituzione, il Trattato di Lisbona, il fatto che l'Europa nasce da radici giudaico-cristiane. Ha avuto paura. Noi non dobbiamo aver paura. Voi siete donne, uomini, religiosi, religiose, sacerdoti, che tante volte dedicano non solo tutta la vita, ma anche una piccola parte della vita, morendo per un credo e per una fede. Bene, sono stato avvicinato da un gruppo di sue ex allieve, che mi hanno dato un foglio pregandomi di leggere a nome loro, quindi a nome di tutte le sue ex allieve, un pensiero che hanno scritto per lei. Quindi io non voglio dilungarmi a fare dei complimenti, perché leggendolo, infatti ce l'ho bello stropicciato, perché me lo sono tenuto con me, perché, sorella, lei, per aver fatto scrivere a un gruppo di donne, sue ex allieve, queste parole, deve essere una santa donna. Mi permetta di dirglielo. Non voglio, abbiamo qui un rappresentante altissimo rappresentante della Chiesa, mi perdoni, però io credo di aver letto poche volte parole così belle. Io le leggo a tutti. Sono parole dell'ex allieve di Suor Rossella. Cara Madre Rossella, si chiederà perché. Lo sappiamo già. Leggiamo già la sorpresa nei suoi occhi, sono persino umidi, devo dire, io la vedo da vicino. Sempre umili e sempre rivolti alla dedizione. E le diciamo con tutto il cuore, di tutte le allieve che lei ha avuto e di tutte le allieve delle sue consorelle, ora che lei è vicaria e che da anni soffre, perché deve espletare funzioni organizzative e burocratiche, mentre vorrebbe essere a contatto sempre con piccole allieve, perché è una vera madrina. A quante di noi Madre Rossella ha insegnato il sorriso? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato la pazienza? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato l'umiltà? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato la volontà? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato la determinazione? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato l'attenzione al prossimo? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato l'obbedienza? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato la serenità? A quante di noi Madre Rossella ha insegnato la fortezza? A quante di noi Madre Rossella ha detto: perché io sono la sposa di Cristo? Con lo sguardo colmo di luce e il sorriso di una serenità pura, dove tutti i suoi sacrifici non appaiono, dove tutte le sue sofferenze non hanno spazio, anche se ci sono e sono tante. Grazie Madre Rossella, anche perché ogni volta che lei dice noi suore, non crediamo mai di averle sentito dire io. Grazie Madre Rossella. Queste sono delle parole, credo,
toccanti, scritte da sue ex allieve. Quindi io credo che lei abbia saputo dare veramente tanto alla sua città, non solo. Lei oggi gestisce, guida un ordine importante. Io credo che veramente la nostra Chiesa, finché ha persone come lei, non potrà mai cadere sotto i colpi di nessuno. Grazie. Io sono veramente commossa e non mi sembra di meritarmi tanto. Grazie. Un applauso per Suor Rossella. Consegniamo il premio, che è stato realizzato da un artista savonese di Altare, un artista del vetro, si chiama Vanessa Cavallaro, penso sia qui con noi e quindi la ringraziamo tantissimo. Ha preparato dei piatti speciali molto molto belli con scritto progetto Donne Futuro premio speciale, quindi grazie per essere qui con noi e a lei intanto questo primo premio speciale della serata, che viene consegnato direttamente dall'onorevole Rossi. Facciamo una foto per il nostro magazine e per la stampa, ed è stato un momento veramente toccante, veramente molto molto bello, quindi ringrazio tutti e ancora un applauso per Madre Rossella. Grazie, grazie mille, la aiutiamo.